Un centro di aritmologia all'avanguardia nella cardiologia dell'ospedale di Sulmona, il centro peculiarità del reparto, si occupa di impianti di pacemaker, defibrillatori, LOP recorder. Il trattamento riguarda i blocchi cardiaci, le aritmie minacciose per la vita. Si tratta di un centro di riferimento, nonché fiore all'occhiello della SL 1, che è stato collocato in una sala radiologica realizzata ex novo nel nuovo corpo ospedaliero. Un ambulatorio, inoltre, permette di controllare tali device. Nel reparto di cardiologia UTIC, guidato da primario Rossella D'Angelo, si incentiva molto il percorso di umanizzazione delle cure per migliorare l'approccio personalizzato con il paziente e la terapia, una realtà che si collega con gli altri nosocomi, soprattutto in riferimento all'emodinamica e alle altre procedure specialistiche. Una cardiologia UTIC all'avanguardia consta di 9 posti letto di cardiologia e di 8 posti letto di terapia intensiva in cui c'è monitoraggio cardiologico. Noi siamo in grado di stabilizzare la patologia in fase acuta, di portare il paziente a superare la fase acuta della patologia cardiovascolare. Siamo in grado di ottimizzare le terapie e di proiettare poi il paziente ad altri approfondimenti ad iter diagnostici e terapeutici che magari sono spendibili presso altri ospedali. Noi abbiamo una buona collaborazione con il direttore dell'unità operativa di Avezzano, il dottor Vetta, che ci aiuta sia tenendo aperte le porte dell'emodinamica anche per le coronarografie elettive, sia del direttore dell'unità operativa, dottor Giuliani, della cardiologia dell'Aquila, che oltre a tenere aperte anche lui le porte dell'emodinamica, ci hanno fornito del materiale umano, cioè dei dirigenti medici. Per esempio, da Avezzano viene un medico di Avezzano a coprire turni di mattina e di pomeriggio presso l'ospedale di montagna di Castel di Sangro, e 2 giovani cardiologhe sono parcellizzate a Sulmona per il 30%, quindi vengono ad aiutarci. Poi nel corso del nostro ciclo di approfondimenti con i neoprimari dell'ospedale Peligno, la D'Angelo ha ricordato l'alto indice di invecchiamento della popolazione che espone la cardiologia a nuove sfide. Le sfide per il reparto sono tante, sono ardue, perché a volte si ricoverano pazienti che sono al limite della sufficienza e che vivono da soli in casa. Con l'ospedalizzazione questi pazienti perdono la loro autosufficienza ed è un problema dimetterli se non hanno una rete familiare pronti ad accoglierli, perché noi avevamo in passato un day hospital dedicato allo scompenso e avevamo notato che pazienti che recidivavano con i ricoveri per acuti e quindi erano costosissimi per l'azienda ogni volta che un paziente saltava la terapia, non era compliante alla terapia perché viveva da solo, dimenticava di prendere la compressa, dimenticava di mangiare, perché da soli purtroppo la vita non è ritmata in maniera regolare. Con il day hospital dedicato allo scompenso o con l'ambulatorio dedicato allo scompenso, ogni mese il paziente veniva. Può sembrare costosa questa cosa, no, è meno costosa rispetto, cioè una rivalutazione del paziente, elettrocardiografica, ecocardiografica, clinica e un adeguamento delle varie terapie, è meno costosa di rifare un ricovero in un ospedale per acuti, quindi un ospedale in degenza, con paziente che poi non si sa dove dimettere e come dimettere se questi pazienti, purtroppo, andiamo incontro a delle famiglie di 2 coniugi che perdono un coniuge, che sono al limite della sufficienza, che hanno i figli che lavorano fuori e non si sa dove dimetterli, se in una RA, in una RSA o in una lungodegenza. Abbiamo avuto, per esempio, casi di pazienti che abbiamo dovuto tenere in ospedale per acuti perché i tempi per liberare un posto in una RSA in una lungodegenza sono lunghi, e questo non è un problema sanitario, è un problema sociale, economico e si ripercuote sull'aspetto sanitario necessariamente. Un appello alla prevenzione arriva all'indomani della pandemia, che ha fatto registrare un aumento di casi di obesità e ipertensione.
che ha vissuto la pandemia divide oramai nella sua mente il periodo prepandemico e il periodo post-pandemico. Nell'ambulatorio cardiologico c'è qualche cosa di silente che viene anche sottovalutato dal paziente che ne è portatore, che diciamo l'obesità sarcopenica. Che cosa vuol dire? Che durante e dopo la pandemia i pazienti che stanno in benessere hanno preso peso, sono diventati dislipidemici, hanno ipertensione di nuovo riscontro, e fino a quando questi aspetti che possiamo per adesso definire dei fattori di rischio, anche diabete neodiagnosticati, possiamo ancora definirli in pazienti adulti sani che non avvertono alcun sintomo, vengono spesso sottovalutati perché sono cambiati gli stili di vita. Quando noi diamo una terapia non farmacologica, e per terapia farmacologica si intende terapia, non si intende il buon consiglio dato al paziente per condurre bene la vita, si chiama terapia non farmacologica, quando diciamo di seguire una dieta priva di sale, una dieta ipoglucidica, di fare attività fisica aerobica quotidiana, di mangiare senza sale, praticamente noi stiamo dando una terapia non farmacologica per ricondurre il paziente ad un sano stile di vita, perché poi questa sindrome, se possiamo così chiamarla, poi si ripercuote, poi si esprime in patologie cardiovascolari che hanno un impatto sulla salute pubblica.